Buongiorno a tutti, sono Alberto Del Fiume, presidente della sezione di Magenta dell'Associazione Radiomotori Italiani. Siamo qui in Tenso Struttura per una giornata aperta, un open day, per presentare e raccontare la nostra attività, quello che fanno i radiamatori e soprattutto cerchiamo di raccontare a chi viene a trovarci, chi è venuto a trovarci, per quale ragione abbia ancora senso nel 2023 fare il radiamatore, occuparsi di tecnologie che solo in apparenza possono sembrare obsolete, semplicemente perché oggi tutta la tecnologia che ci circonda, che condiziona la nostra vita, è una tecnologia che noi non controlliamo, che spesso non comprendiamo e sicuramente ne siamo a volte anche succubi. Il radiamatore è invece una persona curiosa che vuole approfondire, conoscere, sperimentare e quindi oggi più che mai forse nei confronti delle nuove generazioni ha senso un percorso di crescita e di istruzione individuale come quella del radiamatore. Non in ultimo dobbiamo sicuramente dire che i radiamatori ancora oggi hanno un ruolo fondamentale in ambito di protezione civile, come gli eventi recenti avvenuti in Emilia-Romagna hanno dimostrato. Ci sono state delle zone interessate da fortissime frane in seguito agli eventi alluvionali che hanno isolato delle zone per delle giornate. In quei giorni non c'era elettricità, non andava internet, non andavano i telefoni cellulari. Le autorità riuscivano a comunicare solo attraverso i radiamatori e la loro competenza e prontezza. Noi siamo la sezione di Magenta, chi fosse interessato a contattarci a saperne di più ci può contattare, ci può trovare sul nostro sito www.arimagenta.it o inviare un'email info@arimagenta.it. Saremo ben felici di darvi tutte le informazioni e eventualmente le spiegazioni che necessitate. Vi ringrazio dell'attenzione.